L'Italia vincente, un anno di risultati. Questo è il titolo dell'evento, organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli Italia qui all'Aquila, per illustrare l'attività svolta in un anno di governo del presidente Meloni. È stato anche l'appuntamento per illustrare le sfide future. Questo anno il governo Meloni ha avuto la forza di affrontare degli argomenti oggettivamente difficili come quelli della ripresa economica, come quello di ridare fiducia a un tessuto economico, ai cittadini, in un contesto internazionale oggettivamente difficile. Voglio sottolineare come oggettivamente tutti quelli che erano anche le persone più diffidenti rispetto all'attività del governo si sono dovuti ricredere non è un caso che tutti gli indici economici ci dicono che l'Italia cresce di più degli altri paesi del, dell'Europa, questo è frutto di un governo politico di un presidente Meloni che ha dato eh, autorevolezza a questo, a questo governo con una maggioranza solida capace di scegliere a differenza del passato dove c'erano governi che non erano capaci di fare scelte anche difficili, complicate, questo eh, governo è riuscito a, a farle quindi sicuramente un primo bilancio che è assolutamente positivo. Se non andiamo a guardare i localismi per cui alcune situazioni siano più importanti di altre all'interno del panorama regionale, io credo che per l'Abruzzo... L'obiettivo più importante che è stato colto per l'intero Abruzzo sia quello dell'aumento di più di mezzo miliardo per la programmazione dei fondi per la questione dei fondi strutturali, quelli che servono per costruire le infrastrutture in Abruzzo. La programmazione precedente era di 700 milioni, quella fatta dal governo precedente, la, -20, la 2014-2020. La 700 milioni di euro, la programmazione 21-27, quella disegnata dal governo di Giorgia Meloni, dal eh, ministro Fitto, eh, con un'interlocuzione costante con noi parlamentari e in particolar modo col presidente della regione, è di 1 miliardo e 200 milioni, quindi 500 milioni in più. Da spendere in Abruzzo e la programmazione di questo settennato del 21-27 che farà il salto di qualità, qualità all'intero Abruzzo proprio perché trasformerà in termini eh, di eh, performance, di competitività e di concorrenza e le, le infrastrutture, le capacità dell'Abruzzo di eh, estendere la propria capacità di essere un po' oltre d'unione tra il nord e il sud. E nel collegio dell'Aquila è stata letta proprio la presidente Meloni che in videoconferenza ha affermato che registro questo video perché in ogni caso non voglio farvi mancare il messaggio che avrei po voluto portare questa mattina. Un anno fa, esattamente in questo giorno, il governo che ho l'onore di guidare giurava nelle mani del Presidente della Repubblica. Era un giorno storico, era un giorno storico per Fratelli d'Italia e il centrodestra che si erano affermati nelle urne avevano l'occasione di misurare le loro idee alla prova del governo. Era un giorno storico per gli italiani che, dopo undici anni di governi confezionati nel palazzo, vedevano finalmente tornare un governo di diretta espressione della loro volontà ed era un giorno storico per l'Italia che, per la prima volta dalla sua unità, vedeva una donna alla guida del governo.